questa nuova conversazione del Future Food Institute, che è parte di un percorso che ci porterà al bootcamp che organizzeremo a Pollica, capitale della dieta mediterranea, nel mese di settembre. Oggi, durante questa conversazione, diciamo, ospiteremo amici che appunto fanno parte di questo percorso, quindi Accademia Barilla, Barilla, il nostro José de la Rosa, che è un po' il maestro all'interno del nostro Food Alchemist Team, e insieme non faremo solo una conversazione, ma sperimenteremo, sarà una masterclass e il grande tema sarà la dieta mediterranea. Questo lockdown globale in questo periodo ci ha messo di fronte improvvisamente a un nuovo mondo. Abbiamo cambiato le nostre abitudini, abbiamo cambiato anche il nostro modo di interagire con l'ambiente che ci circonda, con la cucina, con il cibo. Le nostre abitudini stanno cambiando. Stiamo anche intraprendendo, diciamo, delle buone abitudini sotto certi aspetti e vogliamo cercare di metterle in evidenza. Con la crisi in atto ci siamo anche resi conto di quanto sia importante l'agricoltura italiana, il prodotto, la qualità della materia prima che mangiamo e ci siamo anche resi conto di quanto l'equilibrio fra agricoltura, ambiente e alimentazione sia quell'equilibrio perfetto che dobbiamo andare a cercare per vivere meglio e per vivere in un ambiente, in un mondo più sano e più pulito. Per fare questo, oggi con me ci sono tre persone che voglio presentarvi e che vi racconteranno questo percorso partendo dal taste, dal sapore, dal gusto. Con me, e la presento subito, c'è Mariangela Rondanelli che ci insegnerà come si mangia nel modo giusto, come la dieta mediterranea è veramente quella dieta e quello stile di vita, quel modo di alimentarsi buono per noi e buono per il pianeta. Poi avremo Marcello Zaccaria, che invece dalle cucine di Accademia Barilla metterà in pratica delle ricette, ci darà degli spunti su come applicare in modo tangibile e concreto tutti i giorni queste teorie. E poi José de la Rosa, che lavora nell'innovazione del food con scienziati gastronomici, giovani Gen Z, parla di trend, di futuro, di innovazione e interpreterà questa ricetta con noi. E quindi lascio la parola a Mariangela Rondanelli. Grazie Sara. Vedere quel meraviglioso mare dietro di te ovviamente ci fa pensare al Mediterraneo. E quindi, appunto, come giustamente hai introdotto, io purtroppo sono in ospedale. In questo momento un pochino devo dire ti invidio a vedere, come dicevamo, questo mare. Mare che immagino sia il Mediterraneo e che ci riporta appunto alla dieta mediterranea. Il mare l'abbiamo visto, parliamo però della parola dieta. Permettetemi di iniziare da questo punto. Perché oggi purtroppo la parola dieta viene utilizzata per considerare un regime alimentare che abitualmente è restrittivo. In realtà la parola dieta arriva dal greco antico e significa proprio stile di vita, quindi non solo alimentazione corretta, ma anche adeguata attività fisica, convivialità, quindi tutto un insieme di situazioni positive che portano poi il nostro organismo a stare in benessere e quindi al meglio. Nel 2010 l'UNESCO ha identificato la dieta mediterranea proprio come un patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Perché? Perché vari studi scientifici hanno dimostrato come la dieta mediterranea appunto permetta di stare in salute. I primi studi sono stati condotti, andiamo indietro nel tempo, da un collega, da un medico italiano, il professor Piroldi, e sono stati poi ripresi e ampliati da quello che viene considerato il papà della dieta mediterranea, che è il professor Ansel Keys, un fisiologo che è arrivato prima a Creta e poi nel nostro Cilento, durante la Seconda Guerra Mondiale, ed è rimasto stupito nel vedere come le popolazioni che abitavano queste realtà avessero una longevità decisamente molto più avanzata rispetto a quella a cui lui era abituato in America. E quindi ha cominciato a studiare le motivazioni di questa longevità e si è reso conto che proprio il modo di alimentarsi delle popolazioni che erano appunto che vivevano sulle coste del Mediterraneo era la spiegazione. Da questa sua intuizione, che poi devo dire ha messo in pratica perché il professor Keys è nato nel 1904 ed è mancato nel 2004, quindi a dimostrazione di come mangiare mediterraneo sia utile per star bene, per arrivare a un invecchiamento di successo e in là con gli anni, visto che è mancato
compagni, dicevamo, ha cominciato a studiare questo tipo di alimentazione ed è passato poi da questa sua intuizione a uno studio scientifico che è durato 25 anni, che quindi lui ha iniziato, poi è stato portato avanti nel tempo, uno studio epidemiologico che ha coinvolto 7 nazioni ed è, per questo motivo è noto come il Seven Country Studies. In questo studio, mediante dei questionari di frequenza alimentare, è stato valutato appunto il modo di alimentarsi di popolazioni diverse. Una coorte di popolazione che stava proprio sul Mediterraneo, quindi l'Italia, la Grecia, la Jugoslavia. Un'altra nazione in cui la longevità è una realtà frequente, che è il Giappone. E poi invece delle coorti che invece mangiavano in modo diverso, coorti di popolazione che assumevano quella che oggi viene chiamata Western Diet, quindi l'Olanda, la Finlandia e gli Stati Uniti. E attraverso questi diari di frequenza alimentare, il professor Kiss e tutta la sua equipe ha valutato la mortalità in rapporto agli alimenti ed è stato dimostrato appunto che le coorti europee avevano una mortalità più bassa, soprattutto per patologie cardiovascolari, ma anche per patologie oncologiche. Considerate che per 1.000 abitanti nelle coorti mediterranee il numero di morti era di 84 rispetto a 226 delle coorti invece che mangiavano che seguivano un'alimentazione non corretta e parliamo di numero di soggetti valutati pari a 12.700, quindi un numero importante di adulti. Ed è stato inoltre dimostrato che se si mangia mediterraneo, per quanto riguarda la prevenzione oncologica, si ha una riduzione addirittura del 25% dei tumori del colon, del 15% dei tumori della mammella e del 10% dei tumori della prostata, pancreas e utero. Quindi numeri importanti. Ma veniamo nella parte pratica. Cosa significa mangiare mediterraneo? Mangiare mediterraneo significa privilegiare quegli alimenti che sono di origine vegetale, quindi alla base della piramide che è stata creata proprio per rendere facile, la piramide alimentare della dieta mediterranea, dicevo, è stata creata per rendere facile a tutti il seguire questo regime nutrizionale corretto ed equilibrato, dicevamo, alla base c'è l'assunzione di cereali integrali. Che vanno dalla pasta al pane, all'orzo, a tutta questa realtà. L'importanza poi dei condimenti di origine vegetale, quindi l'olio extravergine d'oliva è un cardine fondamentale di questo modo di mangiare mediterraneo, che significa appunto al giorno, preferibilmente a crudo, assumere 2 o 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Sottolineo l'extravergine perché non sono solo i grassi monoinsaturi, che sono grassi positivi per la nostra salute, che fanno l'olio d'oliva extravergine, il cardine di questo tipo di alimentazione, ma perché nell'olio extravergine d'oliva ci sono tutta una serie di composti, molecole bioattive positive per la nostra salute. Andiamo dalla vitamina E a tutti i polifenoli, ai lignani, dico delle parole magari un po' complicate, ma ci sono studi scientifici molto importanti che dimostrano quanto queste molecole siano positive per la salute. E poi a seguire, attenzione, l'uso di erbe aromatiche per insaporire invece di utilizzare il sale, che non va assolutamente bene per la nostra, il nostro benessere. L'assunzione anche di vino, che in un modo inteso mediterraneo di bere, quindi sempre ai pasti in moderate quantità, un bicchiere per la donna e 2 bicchieri per l'uomo al giorno, rappresenta un grosso vantaggio per la salute in termini di prevenzione cardiovascolare. E ancora l'uso di alcuni alimenti che magari nel tempo sono stati un po' dimenticati, ma che adesso sono stati ripresi, come ad esempio l'uso dei legumi, che è consigliato 2 o 3 volte alla settimana, l'importanza di prediligere la carne bianca rispetto alla carne rossa, l'importante di assumere 3-4 porzioni alla settimana di pesce, e pesce di tutti i tipi, non fermiamoci al classico pesce a cui siamo abituati, ma anche le specie meno nobili apportano quei nutrienti fondamentali che vanno dalle proteine nobili agli acidi grassi, omega 3, che sono grassi positivi, che sono appunto utilissimi come antinfiammatori per la nostra salute. Quindi l'insieme di tutte queste, di queste pratiche di nutrizione, diciamo così, messe tutti i giorni in uso, ci permettono appunto di stare in salute. E allora, dopo avervi raccontato cosa significa mangiare mediterraneo, senza dimenticare la frutta e la verdura, ovviamente, permettetemi di chiudere sul lato più importante, le 5 porzioni di frutta e verdura di stagione a chilometro zero non devono mai essere dimenticate.
come anche la frutta secca oleosa, che è un ottimo modo, ad esempio, per fare uno spuntino. I 30 grammi al giorno di frutta oleosa, parliamo delle nostre magnifiche mandorle, nocciole, noci, sono uno spuntino che fa bene alla nostra salute, quello che viene da un punto di vista pratico considerato un pugnetto di frutta secca è fondamentale. Ecco, adesso che abbiamo un po' chiacchierato insieme, anche dal punto di vista pratico, di com'è la piramide alimentare della dieta mediterranea, permettetemi di introdurre Marcello, che è in Accademia Barilla e che ci presenterà una ricetta in cui tutto quello che vi ho detto fino ad adesso, di fatto, viene messo in pratica in un piatto unico, molto interessante dal punto di vista nutrizionale, che sono le mezze maniche su crema di ceci al rosmarino con coda di rospo. E qui vedete proprio già dalla ricetta come vi sono tutti quegli alimenti importanti, le mezze maniche, quindi la pasta che è alla base della piramide, i ceci, quindi i legumi che abbiamo detto 2 o 3 volte alla settimana devono essere consumati, al rosmarino, proprio per sottolineare come le erbe aromatiche siano fondamentali, con coda di rospo perché abbiamo detto il pesce, quindi in generale tutto il pescato del nostro meraviglioso mare Mediterraneo è una fonte di salute per noi. Vi ringrazio. Grazie, grazie Mariangela, grazie Sara, benvenuti in Accademia Barilla. Io mi trovo a Parma, ma ahimè non sono vicino al mare, ma comunque vi penso. Sì, la ricetta che andremo a preparare oggi rispecchia un po' quello che è la dieta mediterranea. Infatti, gli ingredienti che andremo ad utilizzare sono quelli che stanno proprio alla base della dieta mediterranea. Io arrivo sono originario della Toscana, di Marina di Massa, e diciamo nella mia quotidianità sono abituato ad utilizzare i legumi nelle mie preparazioni e li amo molto negli abbinamenti con pesce e pasta. Quello che faremo oggi. Oggi alla fine andremo a preparare questi ceci. Prima regola importante dal mio punto di vista è quella di utilizzare sempre dei legumi secchi che noi andiamo a ridratare nella maniera che tutti conosciamo, perciò li andiamo a mettere a mollo con dell'acqua senza sale, eventualmente se vogliamo possiamo mettere un pizzico di bicarbonato circa 24 ore prima per portarli di nuovo allo stato originale. Dopodiché li andiamo a cucinare in acqua non salata anche in questo caso, con diciamo, i classici vegetali che si utilizzano anche per preparare il brodo, perciò la cipolla, la carota, il porro se si ha, il sedano, in maniera da portare appunto a cottura il nostro legume. Io, come vi dicevo, preferisco utilizzare un legume secco e non un legume in scatola, perché chiaramente il legume in scatola è all'interno di una salamoia e, come ha detto appunto la dottoressa, anche l'utilizzo del sale non è da sottovalutare. Infatti io durante appunto i miei corsi di cucina vado anche a dare delle piccole informazioni, dei piccoli trucchi su come utilizzare il sale. Ad esempio, in casa mia abbiamo preso questa bellissima abitudine di pesare il sale. Perciò io vado a pesare la quantità diciamo giornaliera utile per poter cucinare, la vado a rendere liquida, perciò vado a creare questa salamoia molto salata, chiaramente perché è un sale concentrato, e utilizzo questo sale liquido per cucinare diciamo, per capirci, dal pranzo alla cena. Facendo così io riesco a quantificare il sale che vado ad utilizzare nelle pietanze. Vi posso garantire che a fine giornata il sale che rimane all'interno di questa piccola pompetta è veramente diciamo, ho sempre degli avanzi per farvi capire che comunque sia il sale messo a manciate, come anche noi cuochi siamo abituati a fare, specialmente in questo momento dove si dice che anche il sale va controllato perché è un ingrediente, per questo è ben importante dare una giusta grammatura. La preparazione di molti piatti è molto molto più semplice. Immaginatevi un'insalata realizzata con questo sale liquido che nell'immediato dà la sapidità e facendo così potete subito riconoscere se il sale è sufficiente oppure no, cosa che invece non succede se lo andiamo a rendere granulare. Comunque, tornando alla ricetta, mezze maniche Barilla le andiamo a fare con questa crema di ceci, come vi dicevo, e poi andremo a preparare un olio che andremo a scaldare leggermente e all'interno di questo olio ci metteremo salvia, rosmarino e aglio, in maniera che il calore dell'olio farà sì che gli oli essenziali presenti nelle nostre erbe aromatiche
andranno in qualche maniera a profumare il nostro olio. L'importante è non farlo scaldare troppo, se no poi perdiamo delle, diciamo, delle caratteristiche del prodotto che non va bene. Abbiamo del pane raffermo, perciò anche c'è un po' di cucina di recupero, utilizzeremo il pane raffermo, lo salteremo in padella con delle alici, si possono usare sotto sale o anche sott'olio, e alla fine, per concludere il tutto, andremo a mettere dell'olio extravergine a crudo. Io adesso ripasso la parola a Mariangela e nel frattempo mi metto avanti con qualche preparazione. Grazie Marcello, un applauso per la tua spiegazione su questo modo interessante di essere attenti al sale. Purtroppo è vero, è una realtà consolidata, stiamo esagerando con l'assunzione di sale, anche perché purtroppo il sale è nascosto in tantissimi alimenti a cui noi non pensiamo, ad esempio il pane. Il pane ha un contenuto di sale molto elevato, quindi dobbiamo essere attenti nell'arco della giornata a non superare i 2 grammi al massimo di sale al giorno. Quindi dimentichiamoci la saliera sulla tavola, perché assolutamente non serve. Il nostro cibo contiene degli dei sali minerali che ci permettono di stare in salute, quindi non c'è bisogno del cloruro di sodio. Vediamo appunto adesso Marcello che si sta dando da fare sulla parte della pasta. Abbiamo detto appunto che dieta mediterranea è sostanzialmente il cereale integrale. Questi cereali che, come Sara accennava nell'introduzione, hanno tanto mito in questo periodo di lockdown, perché le preparazioni in casa della pasta, della pizza, del pane, è stata una realtà quotidiana ed è stata molto bella e ci ha permesso di riscoprire socialità. Peraltro vi ricordo che alla base della piramide alimentare della dieta mediterranea, oltre alla la parte strettamente nutrizionale, c'è una parte che riguarda i rapporti umani, viene proprio sottolineata come la convivialità, quindi il piacere di condividere buon cibo rappresenti anch'esso un momento importante di benessere, perché il benessere non è solo fisico, lo sappiamo bene, ma è anche psichico e cognitivo, quindi è estremamente importante stare bene con gli altri e poter condividere momenti positivi come il cibo. Penso che Marcello sia pronto per darci qualche altra curiosità sulla ricetta che sta preparando, oltre che notizie pratiche, perché poi vogliamo tutti prepararla veramente. Allora, nel frattempo che appunto Mariangela vi dà qualche altra informazione, io cosa ho fatto? Ho preso i ceci, li ho scolati, come potete vedere li ho cotti, come si diceva, con tutti gli odori. Adesso li ho messi all'interno di un vaso, di un contenitore, e vado ad aggiungerci l'olio, aromatizzato. Come potete, come vi ho detto, appunto, l'olio non ha raggiunto una temperatura molto alta. Il consiglio che vi posso dare, ancora per esaltare ancora di più il sapore delle erbe aromatiche nell'olio, visto che un'altra cosa importante, anche molte volte ci chiedono, ma come posso sostituire il sale? Perché chiaramente la gente che è abituata a mangiare saporito, specialmente i bambini, io sempre grazie a delle cose che facciamo qui in Accademia, ho collaborato anche con dei medici pediatrici, dove in poche parole il problema è che se un bambino viene abituato a mangiare una cosa saporita, quando gliela fai sentire, tipo le patatine fritte, per capirci, no? Il bambino quando va a prendere e mangiare le patatine fritte, senza assaggiarle ci mette altro sale, perché per lui la patatina deve essere con una quantità di sale esagerata. E allora un esempio per poter in qualche maniera diminuire la quantità di sale è quello di insaporire quello che andiamo a preparare. Ma insaporirlo in che maniera? Come facciamo oggi? Con delle erbe aromatiche. Io amo moltissimo le erbe aromatiche fresche, la salvia, il rosmarino, non quelle disidratate, secche, che comunque si hanno questo sapore erbaceo, che molte volte va anche a rovinare quello che prepariamo. Però delle erbe aromatiche fresche, come stiamo utilizzando oggi, danno quel profumo particolare che in molte situazioni vi posso garantire che il sale possiamo completamente eliminarlo. Perché un filetto di manzo o un petto di pollo, che è ancora più difficile perché il petto di pollo è un tipo di carne bianca, consigliata, fa parte diciamo delle proteine animali consigliamo perché carne bianca, però molti non le mangiano perché devono essere, ma non sa di nulla.
messa a marinare, anche la marinatura è molto importante, il fatto di poter in qualche maniera insaporire la carne prima della cottura, grazie a queste erbe aromatiche, ci aiuta molto. Allora, i ceci li ho messi all'interno del vaso, adesso vado a mettere l'olio e iniziamo a frullare. Chiaramente c'è bisogno anche di una parte di liquido. Allora sfrutteremo il liquido di cottura dei legumi. Un altro piccolo trucco è quello di non esagerare con la quantità di acqua. Questo vale anche per le verdure. Se io cuocio uno spinacio, una bieta in troppa acqua, vado a dispergere nell'acqua i sapori, cioè i valori nutrizionali del prodotto, le vitamine e via dicendo. Perciò è importantissimo cuocere in poca acqua. Eventualmente, quando si parla di legumi, aggiungere piano piano del liquido. Perciò teniamo da parte una pentola con l'acqua calda e quando ci vediamo che il fagiolo o il cecio, quello che stiamo cucinando, inizia a richiedere acqua, andiamo ad aggiungere. Non acqua fredda perché blocchiamo la cottura, ma acqua calda che ci permette di portare appunto a cottura il legume. E questo è veramente, veramente una cosa da tenere in considerazione, perché meno acqua c'è e più il sapore di quello che cuciniamo è concentrato. Allora, frulliamo. Ok, ci siamo. Un'altra cosa che io consiglio, anche se ormai nelle cucine, anche di casa, non può mancare, è ogni tanto eliminare questi strumenti. Cioè, specialmente se facciamo da mangiare dei bambini in maniera particolare, ritornare alle vecchie abitudini, al passatutto. Questo perché chiaramente un passatutto non incorpora aria e anche quello che andiamo a mangiare non va a deviare sia di colore che anche di sapore. Immaginate voi una salsa pomodoro frullata e una salsa pomodoro passata al passatutto. Ha un gusto completamente diverso. Però in certe situazioni, tipo questa, se vogliamo vedere la cremosità, la crema molto liscia, diciamo è lo strumento che ci aiuta di più. Allora, crema di ceci è pronta. Facciamo velocemente la preparazione del pane raffermo, lo andiamo a saltare con uno spicchio d'aglio e delle alici. Se vogliamo fare la ricetta vegetariana, non possiamo tranquillamente saltare il pane con dell'aglio, del peperoncino, del prezzemolo, senza l'aggiunta poi del pesce per aromatizzare, profumare. Mariangela, se mi vuoi interrompere, che ti viene in mente qualcosa, libera di... Sì, grazie. Allora ne approfitto intanto che stai in attività di taglio del pane ed è meglio che tu stia attento, perché non posso fare il medico a distanza nel caso di tagliarsi, e ne approfitto appunto per prendere la parola. Il discorso che giustamente Marcello ha introdotto del frullare gli alimenti è molto importante. Sicuramente l'incorporare aria non aiuta, perché appunto dà purtroppo poi fenomeni a livello intestinale che non fanno bene. Peraltro però per i legumi il fatto di frullarli o comunque passarli, entrambe le realtà, sono estremamente interessanti e utili per quelle persone che dopo che hanno mangiato i legumi possono avere un minimo di problemi legati a un gonfio addominale, flatulenza, e quindi molte persone spesso evitano i legumi perché danno questi problemi. I problemi sono legati all'elevata quantità di fibra che è concentrata soprattutto nella cuticola esterna. Quindi un modo importante e interessante è quello di frullarli ed eventualmente utilizzare i legumi decorticati. Abbiamo visto poi che Marcello ha sempre usato l'olio extravergine d'oliva per tutte le preparazioni. Questo è estremamente utile e importante, l'ho già accennato prima. L'olio extravergine di oliva è diverso dall'olio d'oliva ed è il vero olio che veniva usato nelle popolazioni mediterranee, quindi veniva a freddo, l'oliva veniva a freddo ovviamente appunto molita, schiacciata, e quindi se ne derivava quest'olio che, non essendo stato sottoposto a processi chimici, a processi di riscaldamento, dà il meglio e appunto è molto molto ricco di vitamina E, abbiamo detto, e di tutta questa serie di altre sostanze, soprattutto antiossidanti, così importanti come abbiamo detto i polifenoli. Purtroppo nell'olio d'oliva non extravergine queste molecole vengono dimenticate, rimane il grasso
ovviamente monoinsaturo con grasso positivo, ma manca tutta una quota di molecole del benessere. Quindi scegliamo l'olio extravergine d'oliva, che tra l'altro è anche il migliore per friggere, perché ha un punto di fumo molto alto e perché proprio grazie alla presenza della vitamina E va incontro più lentamente alla perossidazione, che purtroppo può avvenire coi grassi alle alte temperature. Quindi il nostro condimento di scelta dovrà sempre essere l'olio extravergine di oliva, possibilmente a crudo, però come ho detto può essere utile anche per le fritture. Le alici certamente sono anche dal punto di vista nutrizionale un'ottima scelta, se non siamo vegetariani manteniamole appunto in questa ricetta, perché permettono di apportare un elevato quantitativo di omega 3. Sono sicuramente i pesci che ne contengono in maggior quantità, il pesce azzurro in generale, quindi ovviamente le alici, e proprio il contenuto di omega 3 è fondamentale perché apporta sostanze positive dal punto di vista del combattere l'infiammazione. Quindi il pesce ha questa caratteristica, c'è un modo di dire tra chi si occupa di nutrizione per consigliare ai pazienti pesce grasso perché sono grassi buoni e carne invece magra perché invece sono grassi. Ecco Marcello, a te, vedo che sei... Grazie, buono. Sì, allora, anche il fatto del pesce azzurro è importantissimo, molti non lo mangiano perché non lo sanno cucinare, il pesce azzurro è un pesce che va cotto veramente poco, specialmente ad esempio le acciughe, le sarde, così vanno cotte poco perché sennò tendono a prendere questo sapore non molto piacevole. Infatti, come avete visto anche in questo caso, io ho messo il pane, ci ho messo le alici, le ho saltate velocemente e le ho levate dal fuoco. Se si fa anche la classica pasta con le cime di rapa, per dire dove l'acciuga non può mancare, io solitamente l'aggiungo appunto a fine cottura, proprio quando ormai la salsa è pronta. Nel momento in cui metto la pasta, metto anche il pesce. E questo anche per i bambini. Se noi utilizziamo del pesce azzurro e lo cuciniamo in maniera corretta, il bambino lo apprezza, perché comunque sia ha un sapore gradevole. Se lo cuciniamo troppo, questo no. Allora, andiamo adesso a cucinare la pasta. La pasta, io ogni tanto mi metto a ridere, specialmente quando parlo con degli italiani, no? Perché quando si fa una cooking class sulla pasta, la gente dice, sì, vabbè, cosa mi dirà mai questo? Cioè, lo so come si cuoce la pasta, voglio dire, sono italiano. Invece, comunque sia, ci sono dei parametri da tenere come riferimento. Il primo è il sale. La quantità di sale che io vado a mettere nell'acqua deve essere controllata. Per due motivi. Uno, perché si rischia di o mettercene poco o mettercene troppo. Meglio poco che troppo. Però, visto che spesso quando si fa la domanda ma quanto sale ci hai messo, andiamo a manciate, no? La mia mano è abbastanza piccola. Io mi immagino una mano di una persona, di un cannavacciolo, che ha una mano molto grande, una sua manciata sono 5 delle mie. Di conseguenza, il fatto di poter in qualche maniera saper dire quanto sale ci vuole per cuocere 100 grammi di pasta è importante. E oggi vi mostro come solitamente sono abituato a gestire il sale nell'acqua. Allora, noi consideriamo che per ogni litro di acqua ci vogliono 7 grammi di sale. 7 grammi di sale corrispondono a questo piccolissimo cucchiaino da caffè. Il cucchiaino più piccolo che trovate da caffè, se lo andiamo a pesare con all'interno del suo sale, corrisponde a 7 grammi. Perciò, nel momento in cui l'acqua bolle, chiaramente dobbiamo controllare, perché se io ne metto 10 litri e poi la faccio bollire 5 ore, è chiaro che dopo non ho più 10 litri sul fornello. Però nel momento in cui io porto l'acqua in ebollizione, so la quantità di acqua che ho nella pentola, metto il sale. In questo caso io ho 5 litri di acqua, perciò metterò 5 cucchiaini di sale. Okay. Questo perché mettendo una giusta quantità di sale, io riesco a condire tutti i condimenti alla pasta. Ad esempio, se io faccio un aglio olio peperoncino, ad esempio, dove la quantità di sale è uguale a zero, perché un aglio olio peperoncino non ha come ingrediente all'interno del condimento il sale, o ad esempio, situazione completamente differente, preparo un cacio e pepe, se io non metto una quantità corretta di sale all'interno dell'acqua, rischio di fare un aglio e peperoncino insipido o troppo salato.
e viceversa, e la stessa cosa può succedere se faccio ad esempio un cacio e pepe, una carbonara, dove comunque sia c'è la pancetta e sono ingredienti molto saporiti, rischiamo di eccedere col sale. Perciò un'altra abitudine da prendere appunto è il sale e il timer. Questo è un altro strumento che vi posso garantire che mentalmente ci aiuta molto, nel senso che io so che la pasta cuoce 10 minuti, ma se io non ho un riferimento, io ogni 2 secondi sono lì che l'assaggio, che ci penso alla pasta che sta cuocendo, perché guardo l'orologio. Se io invece ho l'abitudine di prendere un cronometro e mettere, ad esempio, in questo caso, la pasta cuocerà in 12 minuti, perciò cosa faccio? Ho messo il sale, l'acqua in ebollizione, verso la pasta, in base al numero di persone che devo servire, mi organizzo, e poi io metto il mio timer. Mettendo il timer, cosa succede? Che io vado a controllare quello che succede all'interno della pentola, ok? Perciò io, mentre cuoce la pasta, 12 minuti, posso fare dell'altro. Non devo stare a guardare una pentola che bolle per 12 minuti. E in più, io scherzando dico sempre, visto che dobbiamo anche in qualche maniera controllare la quantità di pasta che andiamo a mangiare, no? Noi solitamente consigliamo dagli 80 ai 90 grammi per porzione. Se io non utilizzo il timer, ogni 2 secondi sono ad assaggiare la pasta. Nel momento in cui poi la vado a servire, non ho più pasta nella pentola, perché me la sono già mangiata scondita. Perciò, diciamo, questa cosa qui fa abbastanza ridere, però poi è la verità, perché succede questo. Perciò la pasta sta cuocendo. Se cuciniamo della pasta lunga, quello che vi consiglio è sempre per il primo minuto di non toccarla, perché toccandola la andiamo a rompere, ok? E la lasciamo cuocere. Non mettiamo assolutamente olio, perché non ha bisogno la pasta dell'olio nella pentola, per 2 motivi. Uno, perché la pasta affonda e l'olio galleggia. E poi l'olio, non so se qualcuno sicuramente avrà provato a mettere l'olio nella pentola con l'acqua. L'olio, dopo a un certo punto, inizia a dare un sapore sgradevole alla pasta, perché cucinandolo insieme all'acqua, se voi provate a fare questo gesto qua, adesso l'acqua ha un buon sapore, perché ha il sapore del grano. Se ci mettiamo l'olio, succederà che l'olio tende a dare un sapore non molto gradevole alla pasta. Perciò assolutamente non ci vuole l'olio. E appunto, poi, passato appunto 1 minuto, possiamo iniziare a girare la pasta. Dimmi te, Mariangela, io guarda, devo soltanto cuocere la coda di rospo e aspettare la cottura della pasta. Se ci vuoi dare altre 2 informazioni, io certo, ti lascio nuovamente la palla. Volentieri. Benissimo, il discorso appunto di mettere il timer, molto importante, per scolare la nostra pasta al dente. Questo perché? Perché la pasta al dente ha un indice glicemico più basso rispetto alla pasta troppo cotta. Cosa significa indice glicemico? Significa è un valore che viene dato ai vari alimenti, che cambia in funzione della cottura, dell'insieme di alimenti che sono in un piatto, ed è un indice che, se è basso, significa appunto che viene, diciamo, meno assorbito quell'alimento. La pasta in generale ha un indice glicemico medio, se è cotta al dente questo indice glicemico è ancora più basso. La nostra ricetta inoltre diminuisce ulteriormente l'indice glicemico, perché se uniamo la pasta al legume abbiamo un indice glicemico più basso grazie alla presenza di fibre nei legumi, che abbiamo detto essere molto alta. Un altro vantaggio interessante di questo piatto è proprio l'unione tra la pasta, il gruppo dei cereali, con il gruppo dei legumi. Questo perché? Perché i legumi sono ricchi di proteine vegetali, ma le proteine vegetali non contengono tutti gli aminoacidi essenziali che sono utili al nostro organismo, come invece è per la carne, per il pesce, per il latte ed i derivati, e quindi e per le uova anche. Quindi è importante che le proteine vegetali, a cui mancano alcuni aminoacidi, vengano unite ai cereali, che essi hanno sicuramente quantità delle proteine vegetali, e insieme si ha quella unione di tutti gli aminoacidi essenziali che servono al nostro organismo. Quindi, infatti, una volta la pasta e fagioli veniva chiamata la carne dei poveri, proprio perché unendo queste 2 realtà, cereale e legume, riusciamo ad avere delle proteine a valore biologico più alto rispetto al valore biologico delle proteine prese singolarmente nel cereale e nel legume.
Questa, entrando più proprio nella parte nutrizionale stretta di questa ricetta, noi abbiamo fatto l'analisi idromatologica e posso dirvi che al di là del fatto che è un piatto unico bilanciato in nutrienti, abbiamo un apporto di circa 750 kcal, quindi un apporto discreto, ma per essere insomma un piatto unico assolutamente accettabile, con una suddivisione adeguata nei vari macronutrienti. Infatti abbiamo 37 grammi di proteine, che corrispondono al 19,5%, grassi che sono il 18%, e sono appunto tutti grassi, come abbiamo detto prima, buoni, salutari, i monoinsaturi che arrivano dall'olio extravergine d'oliva e i poliinsaturi, l'omega 3 di cui parlavamo prima, che arrivano dal pesce, quindi dalla coda di rospo e dalle alici, e infine i carboidrati rappresentano il 60% dell'insieme dei macronutrienti, pari a circa 124 grammi, e l'apporto è dato appunto ovviamente prevalentemente dalla pasta, ma anche dai legumi che hanno un certo quantitativo di carboidrati. Marcello, tu sei pronto? Sì, allora, nel frattempo io ho saltato velocemente la coda di rospo, un filo d'olio. Un'altra cosa che io solitamente faccio è, a me piace molto il prezzemolo, però anche il prezzemolo va usato nella maniera corretta. Nella parte dove c'è un calore abbastanza alto utilizzo il gambo, cioè quella parte del prezzemolo che dà sapore, però anche ad alte temperature non devia di sapore, mentre la foglia mi piace tagliata grossolanamente al momento, non mi piace il tritato preparato prima, strizzato, perché comunque sia perde parte delle sue caratteristiche, lo andremo ad aggiungere alla fine, perciò elimineremo i gambi del prezzemolo e metteremo la foglia del prezzemolo. Salato, pepato leggermente, e adesso non ci resta che impiattare. Allora, a me mi mancano ancora qualche minuto, perciò io nel frattempo, visto che ormai la ricetta ve l'ho spiegata, chiedo a José, visto che è anche un mio collega, in più lui ha, diciamo, delle conoscenze molto molto più importanti rispetto alle mie sull'aspetto anche nutrizionale, via dicendo, chiedo anche a José che cosa ne pensa di questa ricetta che stiamo preparando in questo momento. Allora, grazie Marcello, grazie, una ricetta veramente interessante anche dal punto di vista della scienza, perché sapete, alla fine noi dal Food Alchemist Lab, no, del Future Food Institute, vediamo un po' il cibo come una danza coordinata e armonica di molecole, e queste molecole alla fine sono responsabili del sapore, dell'odore, della consistenza e anche delle proprietà nutritive che parlava anche Mariangela, e anche del suo effetto nell'ambiente, no? Quello alla fine che parliamo di sostenibilità, quanto sostenibile è ogni ingrediente. Vorrei fare anche un paio di commenti, uno riguardante anche la parte nutrizionale che ha coperto benissimamente già Mariangela, però vorrei aggiungere anche qualcosa in più. È chiaro che la ricetta con la scelta di questi ingredienti mediterranei è già equilibrata, solo al sentirla all'orecchio già è equilibrata dal punto di vista nutrizionale, ma vorrei anche evidenziare il ruolo del prezzemolo, no? Soprattutto assieme ai ceci, perché i ceci contengono anche ferro, e il ferro che proviene da materie prime vegetali è sempre più difficile da essere assimilato per il nostro corpo, no? Per il nostro stomaco. Il caso del prezzemolo è che ha vitamina C, e quindi la presenza di questa vitamina C aiuta all'assorzione appunto di questo ferro. Quindi un dettaglio anche molto, molto interessante di mettere, come dicevate, anche l'importante della combinazione tra gli ingredienti, no? Parlavamo di avere una bella combinazione tra aminoacidi tra i diversi ingredienti, appunto il prezzemolo anche fa un bel ruolo insieme ai ceci. E parlando di sostenibilità, in generale ci troviamo con una ricetta con ingredienti della zona, no? Con un trasporto considerabile, fino a un'impronta di carbonio è abbastanza bassa. Se guardiamo ad esempio l'ingrediente che ha una impronta di carbonio più alta, che è la coda di rospo, ha 10 kg di CO2 per chilo prodotto de rospo, no? Sarebbe la sua impronta. Se guardiamo rispetto al manzo, che sono 27 kg di CO2 per chilo prodotto di manzo, o l'agnello, che sono intorno a 39, se non sbaglio, alla fine il piatto si mostra con un'impronta abbastanza bassa.
Il fatto anche di utilizzare l'acqua di cottura dei ceci, importantissimo quello che hai detto, che i ceci da secchi, no? Iniziamo dal punto da zero, perché è dopo molto importante quello che ci troviamo in quell'acqua, come detto importantissimo, poca acqua per concentrare là anche delle saponine. Saponine che ci aiutano a emulsionare, è per quello che la cremina sicuramente va a essere bella emulsionata, cremosa anche in bocca, un fatto importantissimo. E anche il pane raffermo, che già tu l'hai detto, un ingrediente che è un potenziale scarto e che alla fine ci aggiunge quella croccantezza al piatto. Alla fine tutti questi ingredienti fanno una ricetta, di questa ricetta un buon esempio di come affrontare le sfide future della filiera agroalimentare. È tutto qua, grazie mille, ti lascio finire la ricetta, fantastica, mi piacerebbe assaggiarla, però sarà la assaggerò io, poi ve la racconterò. Allora, grazie José. Un'altra cosa che sto facendo, che consiglio, perché è una tecnica che esiste da anni, e adesso gli chef la stanno ritirando fuori e ne fanno uso, perché comunque sia fa parte anche un po' dello show cooking, no? Il fatto del finire la pasta in pentola e non più nell'acqua. Questo è importante perché chiaramente se io termino la pasta, la cottura della pasta all'interno di un liquido, di un condimento, la pasta prenderà un sapore molto molto più buono, ok? Ad esempio in questo caso io cosa ho fatto? L'ho scolata 3 minuti prima, ok? Rispetto al suo tempo, però io ad esempio quando me la faccio a casa la cuocio 2 minuti nell'acqua e il resto nel tempo, perciò un 80% in padella e un 20% nell'acqua, perché comunque sia più la cuocio nella padella e più buona risulterà alla fine. Quando noi cuciniamo ad esempio uno spaghetto aglio olio peperoncino e lo cuciniamo risottato, come si usa a dire, no? In padella con l'olio, il peperoncino, l'aglio, a parte che è una ricetta fantastica. Ma nello stesso tempo l'olio e tutti questi ingredienti si vanno a mixare nella maniera corretta e il risultato è veramente ottimale. Chiaramente cambiano leggermente i tempi di cottura, perché ad esempio in questo caso, se andiamo a guardare il timer che ho messo prima, mancano 45 secondi. Nel momento in cui gestiamo la spadellata e non più la cottura in acqua, ci teniamo come riferimento 1 minuto in più rispetto al tempo della confezione. Un'altra cosa molto importante è la cottura al dente, no? Se il fatto di mangiare la pasta al dente non deve essere cruda, ma neanche troppo cotta. Infatti i tempi che vengono riportati sulle confezioni sono tempi non teorici, ma sono tempi studiati, provati, riprovati molte volte, perché il tempo che è riportato sulla confezione per noi è il tempo perfetto. Perché conoscendo chiaramente un po' le origini delle varie persone in giro per l'Italia, se assaggiamo una pasta a Milano sicuramente non ha la testura di una pasta cotta a Napoli, ok? Vedete, il tempo è arrivato. Chiaramente nel momento in cui aggiungiamo l'acqua nella padella, il consiglio che vi do almeno all'inizio è di metterne poca alla volta, per non rischiare poi di arrivare alla cottura del prodotto con ancora troppo liquido in padella. Il liquido uguale sapore che se ne va. Perché uno dice, sì va bene, c'è troppa acqua, cosa faccio? La scolo, e sì, però levi il 60-70% del sapore. Perciò mettiamo l'acqua poco alla volta per arrivare poi al risultato. Bom, io adesso andrei con il piattamento, aggiungiamo il prezzemolo tritato a crudo, messo alla fine, sta tirando fuori un sapore buonissimo, un profumo fantastico. Poi andiamo ad aggiungere la coda di rospo, che volutamente l'ho tirata via perché l'ho curata, no? L'ho cotta nella maniera corretta a una temperatura abbastanza alta, così il prodotto non ha sciacquato, non ha perso tutte le sue caratteristiche organolettiche, e nello stesso tempo l'ho levata perché volevo ottenere questa croccantezza. Adesso la vado ad aggiungere alla pasta, ok? Il sapore della coda di rospo è già all'interno della pasta, perché come si diceva prima, il sughetto, il brodetto della coda di rospo mi è servito per terminare la cottura, e non ci resta che impiattare il tutto. Prendo un piatto, un mestolo, perfetta. Allora, mettiamo alla base un po' di crema. L'alternativa può essere anche non frullo il legume, ma lo metto direttamente all'interno della pasta, come ho fatto con la coda di rospo. A me piace più così, perché
comunque sia c'è anche un pochino di racconto dietro, però se uno non vuole diciamo preparare la crema può tranquillamente cuocere i ceci e metterli alla fine insaporiti nella pasta. Adesso terminiamo con qualche cubetto di pane, un pezzettino piccolo di alice e un filo d'olio extravergine d'oliva. In questo caso ho utilizzato un olio extravergine d'oliva non troppo forte, perché altrimenti mi va a coprire i sapori della coda di rospo. Perciò anche nelle fritture quello che consiglio è, sì, utilizziamo anche l'olio extravergine d'oliva se vogliamo nelle fritture, però non usiamo un olio troppo forte, perché sennò mi va a coprire il sapore della frittura, perciò non sento più il sapore delle verdure o di quello che vado a cucinare. Allora, il piatto è pronto. Cosa dite? È interessante? Chiedo anche a Sara, perché voglio dire... Mi fai venire fame! Adesso poi ve lo racconterò, più tardi se mai vi scrivo e vi dico che cosa mi ha suscitato l'assaggio di questo piatto. Visivamente mi piace molto, poi come si diceva il fatto di una cottura controllata dove hai una giusta cremosità è perfetto. Sara? Assolutamente, grazie mille. Io ogni volta che vi incontro, di solito ci incontriamo attorno a una tavola, quindi è più piacevole che non farlo attraverso uno schermo di un computer, ma ogni volta che vi incontro imparo qualcosa. Anche oggi, Mariangela, Marcello, José, ci fate capire quanto la cucina sia in realtà uno spazio d'apprendimento continuo. Quindi grazie mille, perché oltre ad averci fatto venire fame, questo penso che sia un sentimento condiviso, abbiamo imparato tantissime cose che poi in realtà possiamo applicare nella nostra quotidianità. Ma soprattutto riprendendo anche un po' le parole di Mariangela, veramente ci rendiamo conto quanto il cibo abbia tantissimi altri valori, che non sono solo quello che ci mettiamo dentro la bocca e che deve essere la benzina della nostra vita, ma il cibo è nutrimento, cultura, rituali, il cibo è socialità, e ce ne siamo resi conto tantissimo durante questo lockdown. Tutti i nostri momenti più caldi sono stati momenti in cui abbiamo potuto condividere, appunto, il fatto di preparare il cibo attorno al tavolo in famiglia, cosa che magari non potevamo più fare molto spesso con i ritmi della vita che sono cambiati. Invece abbiamo riscoperto l'importanza di riconnetterci attorno a una tavola. Con il nostro Future Food Institute, appunto, saremo insieme, anche assieme alla FAO, all'Organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa proprio del cibo e di agricoltura, saremo insieme a settembre, a Pollica, per celebrare questi 10 anni in cui proprio la dieta mediterranea è stata nominata come uno dei patrimoni dell'umanità UNESCO. E grazie a voi ci siamo resi conto del perché è così importante. E poi voglio riprendere un attimo anche qualcosa che ha detto José. Vedete qui, io ho la spilla degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Le nostre scelte in cucina ci fanno comprendere quanto veramente, per avere un futuro migliore, un pianeta migliore, un ambiente sano, per vivere sani in un ambiente sano, parta dal cibo, parta dalle nostre scelte quotidiane. E quindi proprio questo cercheremo di fare insieme a settembre con il nostro bootcamp, appunto, in cui grazie alla FAO, Google Food, Barilla e tantissimi altri partner ci troveremo assieme a giovani innovatori da tutto il mondo, scienziati, ma anche persone che si occupano tutti i giorni di cibo, protagonisti della filiera agroalimentare, che veramente vedono il cibo come uno degli agenti per costruire un mondo migliore. Allora, nel ringraziarvi per essere stati con noi oggi, questa è stata una tappa importante del percorso che è cominciato qualche giorno fa, celebrando insieme la giornata mondiale dell'alimentazione sostenibile, e oggi, appunto, parlando di dieta mediterranea, abbiamo capito quanto sia importante questa connessione, appunto, fra salute, sostenibilità e abitudini alimentari. Bene, lasciandovi e ringraziandovi per essere stati con noi e aver condiviso questo momento,
voglio invitare chi ci sta ascoltando a pensare ogni volta che ci troviamo attorno a una tavola al morso, al gusto, all'atto del mangiare che ci permette di ricordare e celebrare il nostro passato, le nostre tradizioni, la nostra cultura, ma dobbiamo anche pensare al momento che stiamo condividendo con i nostri commensali e anche alle scelte, perché la scelta di mangiare quel determinato piatto preparato in quel determinato modo, con quei determinati ingredienti, è una scelta che andrà a influenzare il nostro futuro, la nostra salute e la salute del pianeta. Così vi lascio e vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi oggi. Ciao!